Calciatori, buonasera, buonasera a tutti voi, nuovo giretto, state con me, venite con me, dai, andiamo insieme, andiamo a fare questa passeggiata, vi portiamo con noi, eccola là, la mugliera, ciao mugliera, ciao, parlo forte perché mi sembra di aver capito che nell'ultimo video, con il rumore di Freedom, che non è tanto poco, questa action cam modifica, cioè modifica qualcosa a livello di volume della mia voce. Quindi adesso provo a parlare un po' più forte, così magari che tutti possiate sentirmi. Andiamo, va, facciamoci questa avventuretta. Stiamo provando il camper Freedom 2.0, che poi vi spiego bene perché. Abbiamo fatto delle modifiche, finalmente il frigo, quello che tanto sognavamo, è montato. Adesso, come al solito, a Freedom diamo da bere. Passa che luce, ragazzi, eh? Amici cari, ho messo la luce e pare un faro dello stadio. Che è? Guarda che roba. Io quando c'è dove te, c'è dove te. Già sto accecato per conto mio. Ho trovato sto pannelletto LED o stadio, sembra olimpico, a Wimbledon. Non so se ho detto giusto perché io di pallone non me ne intendo. Però fa una bella luce, oh. Che è? Può dire che ci vedi, eh? Da Londra, lo stadio di Wimbledon, è stata la piccoletta. E adesso è qualche giorno che fa centro estivo, quindi ti fanno fare un sacco di cose. E allora è stanca, ti ha ragione. Guarda questo, c'ha qualche luce più di me, eh? Che te lo dica fa? È il napoletano. Sono forti, sono forti. C'hanno qui i camion che sono spettacolari, secondo me, bellissimi. Ciao a tutti i napoletani, un abbraccio grosso. Ciao! Buongiorno viaggiatori, ci siamo alzati tardi stamattina, abbiamo fatto i dormiglioni, sì, 8:30, mamma mia. Dai, ogni tanto ci sta, dai. Oggi è sabato, stiamo come al solito gironzolando per i paesi, adesso andiamo a fare un po' di spesa e ci vediamo dopo. Ciao amici miei cari, ciao, a dopo, ciao, state con noi. Viaggiatori, aggiornamento, siamo venuti in paese a cercare una macelleria, prendere qualcosa da fare sulla braccia. Ora ci siamo fermati al supermercato, c'era una ragazza, abbiamo chiesto consiglio visto che era del posto e ci ha detto guarda ce ne sono due dopo la rotatoria, fai la terza uscita, c'è la prima sulla destra e poi ce n'è una poco più avanti sulla sinistra. Poi abbiamo chiesto giustamente visto che lei è del posto, dico se c'è da diciamo un indirizzo su qual è la migliore, e ha detto guarda la prima è migliore, la seconda è comunque buona. Ah, dico la conosce? Dico la prima. Dico sì, perché c'è lavoro. Giustamente uno dice che fai, non tiri l'acqua al mulino proprio. No, ma a parte scherzi, è simpatica, gentile. Adesso vediamo un attimino che troviamo e poi va giorno, intanto vi faccio vedere un attimino la panoramica del posto. Stavamo appunto cercando la picagna. Sorridi, sei su Candy Camera. Ciao a tutti viaggiatori, ecco la mugliera che saluta, vi saluta e vi risaluta. Salutate, ciao. Schermo su schermo. Beh, mica da tutti. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Seconda macelleria. Floriano, st'amico, cercava un pezzo particolare, faccio assaggiare la brace, fatta lo spieto, non ho capito bene, solo che la prima non ce l'aveva, la prima macelleria nada, non c'era. Adesso stiamo provando la seconda, vediamo un po'.
lui sta dentro, sta interpellando il mastro macellaio. Vediamo se è disponibile, così assaggiamo. Poi vi faccio sapere. Tanto sapete che vi tengo con me aggiornati, cari amici. Faccio vedere la macelleria. Ci troviamo qua. Ci siamo fermati un attimo con questi amici a Lidl, qua vedete Lidl, per prendere qualcosettina che ci mancava, no? Poi però sta amico si è fatto un po' prendere dalla mano, perché gli piacciono come mi piacciono a me, e praticamente c'è un carrello pieno di roba Parkside, come potete vedere, un po' di tutto, cassette, seghetti, avviatori, spazzole, secondo me lo dovrebbero assumere come test ufficiale Parkside Italia. E niente, stiamo messi così. Mo scarichiamo un po' sta roba. Fortuna che stiamo con questo. Un po' bestione. Che almeno c'entra, perché il cofano, se no non ci sarebbe tanto entrato. Mo carichiamo tutto e ce ne andiamo all'area camper. Era per farvi vedere un attimino quello che stavamo a combinare. Come stavamo messi, capito? Questa è la faccia di st'amico Giovanni che ha fatto un attimo una faccia di preoccupazione, non lo so. No, se scontriamo. Buon appetito a voi. Non so che ora è il momento in cui state vedendo il video, ma se state più o meno nell'orario mio, vi auguro un buon pranzo. Ma siccome questo verrà pubblicato di sera, magari qualcuno lo vede di sera, vi auguro una buona sera e buona cena. A dopo. Ciao. No, io stavo venendo appunto a dirvi che invece di chiacchierare qui, che se batte no, ma io vengo a riferire le parole di quella persona là. Noi a picciare fa, ecco, si è svegliato, buongiorno. Buongiorno, cena, tutto qua siete riusciti a fare in 3-4 ore che io sono mancato. No, l'abbiamo fatto. Posso dico, è vero? Sì, sì. Io vedo che l'acqua l'ha fatto più di tutti. Vedo l'acqua che buccia. Ma qua una birra fresca ci ha portato. Porca miseria, mo vengo. Viaggiatori, lo faccio pure io. È l'ora della... Dab, proviamo questa. Io ho mai bevuta. Vediamo com'è. Dicono che è una birra cruda. Proviamo. Io la birra l'ho portata, ma qui la brace però... scarseggia. Più forte del nostro, sì. Hai visto il nostro quando lo pigliamo dal frantoio che esce? Che pizza ancora di più. E c'ha, è già da... Sì, questo sì, è del sud. Ci siamo. Assaggiamo. La spiaggia di Manfredonia, insomma. No, viaggiatori, qui si sta andando a brecare con l'olio. Poi alla fine si riesce, no, questo. Dove vai? Ho fatto tagliando l'olio che devo andare a portare. Dove? Guardate che belle albicocche, scherzo viaggiatori, sicuramente tutti voi sapete cosa sono, dei kiwi, no vabbè, per chi non lo sa, non so, non credo, forse solo io, non so che se vedo così, non so che so, ma sono noci. E è proprio lo scopo di questa uscita settimanale, che praticamente ci dovrebbe venire fuori il nocino, con molta pazienza. Sunrises.
Buongiorno. Vabbè, buongiorno, ho dato prima, avete visto il caffè, il bar, il barista, il posto e tutto quanto. Io come al solito mi sono svegliato con la cervicale che mi manda al manicomio, ma questo già lo sapete. Stiamo attrezzando un po' di brace per finire da cuoce quello che ieri sera non siamo riusciti a finire perché era troppo. Qui il nostro cuoco, chef, tutto fare, Giovanni, ha fatto una carne al bacio. Era speciale, però era tanta. E noi già eravamo venuti da un tagliere, come avete visto, formaggi, salami, yuster, miele, quindi diciamo che la fame era quella che era. Oggi terminiamo quel prodotto e qualcos'altro vicino, anche perché poi oggi pomeriggio ci rimettiamo in viaggio e ce ne andiamo a casa. Purtroppo la settimana sapete che è sempre troppo corta, non bastano mai i tempi necessari per apprezzare in pieno. Quindi praticamente ripartiamo. Qui adesso ci stanno 35 gradi circa, un fresco che non vi dico, però il posto merita. E se vi mettete sotto gli alberi, comunque è ventilato e si riesce a sopravvivere. Sopravviviamo. La cosa positiva è che i pannelli solari che stanno sul tetto stanno producendo il massimo. Quindi praticamente già dalle 6 e mezza di stamattina le batterie si stavano rigenerando. Durante la notte si è assorbito un buon 20-30% delle batterie che abbiamo noi attraverso il frigorifero, telefoni, carica batterie, mia figlia si è scordata il televisore acceso, insomma tutte queste cose qua. Ma già dai 6 ho visto che il pannello cominciava a lavorare. Adesso sta proprio a pieno, cioè batterie super cariche, quindi il sole ci sta aiutando. L'energia prodotta naturalmente ci sta fornendo ciò che ci serve. E va bene così. Tendalino aperto, ombra. C'è, qualcuno soffre un po' il caldo, però c'è, il caldo c'è. Avrebbe preferito il mare, e questo ce lo dice praticamente ogni quarto d'ora, 20 minuti, ma prima o poi andiamo al mare. Riusciamo a convincere il resto della ciurma e ce ne andiamo al mare. Non che faccia più fresco, però quando c'è caldo ti butti dentro l'acqua e... Ok, ci vediamo dopo. State con me, non ve ne andate, vi vedo, Ciao, ciao, ciao. Facciamo vedere bene però ai nostri amici che è analcolica, se no ci denunciano. Vedete? È analcolica, Viaggiatori, è l'ora di ripartire. Vedete? Adesso si cominciava a star bene, leggermente al fresco perché il sole si è spostato, e ora che andiamo a casa. Panoramica. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima. Grande Alfi. Grazie di tutto, E va lui a piedi direttamente a casa. Siamo pronti, i motori ruggiscono, sono in moto, Freedom è pronto, l'area è stata tutta ripulita, risistemata come l'abbiamo trovata ovviamente, vedete, è tutto sistemato, tutto ripulito, tutto messo a posto, ovviamente che sia, e niente, ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi, un abbraccio, vi vogliamo bene, ciao.